Amici di MACO TV, è un piacere avervi qui. Eh, maggiormente anche un altro piacere è l'amico Angelo Marracci, che è responsabile della comunicazione della GST Virtual Bank. Al quale gli do il benvenuto, eh, caro Grazie, amico Gino. Angelo, e eh. vi prego di eh, seguire questa, questo video, se sarà pur breve. Eh, perché ho delle comunicazioni importanti da, 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 da inviare. Io, molti lo sanno, sono un follower di GST Virtual Bank, un usufruitore e anche uno che ha beneficiato del sistema stesso. Infatti ho avuto tre diciamo, piccole soddisfazioni utilizzando il sistema GST, che è molto ben dichiarato e chiarito sul sul sito della www.virtualbank.it. Bene, Michele, io non voglio fare il, bon, il monologo, però so che hai da parlare in merito alla Costituzione, in merito a alcuni soggetti dipendenti, eccetera, eccetera, perché sono argomenti, ritengo, estremamente utili da sapere e da conoscere. Ti passo la parola e nuovamente benvenuto tra noi. Eh, grazie Gino e grazie della possibilità che ci dai per uh, presentare ancora una volta, uh, collegando anche i nostri migliori auguri di questa fine 2022 e di cominciare poi un 2023 con più carica e più saggezza, probabilmente. Um, come avrete notato, cerco di uh, <coughs> gestire diciamo anche la parte del, del sito eh, dove eh, vedrete che il, la questione del eh, in effetti la, la questione stessa della, della creazione monetaria ha portato scompiglio in diverse situazioni e questo, questo ha portato ovviamente tantissima gente a reagire in modo, se vogliamo, improprio, eh, dimenticando che parla, parliamo anche dei dipendenti pubblici. Che il dipendente osserva la Costituzione, o meglio, si pensa. Che da parte nostra i dipendenti pubblici devono rispettare la Costituzione ma anche l'articolo 3 del DPR quindi il decreto del Presidente della Repubblica 62 del 2013 in questo contesto abbiamo comunicato con le cariche dello Stato quindi dal Presidente Sergio Mattarella dal Ministero della Giustizia eh, Ministero dell'Economia e Finanza Uh, Banca d'Italia, Senato della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati, Sostituto Procuratore della Repubblica, dottoressa... In, in questo caso non c'è neanche da dirlo perché lo potete leggere dal sito. Eh. E ad ogni modo, tutta questa gente sa esattamente eh, dalla... Eh, esattamente vi dico la data, eh, se non voglio sbagliare, del... Uh, 12 uh, del, uh, dell'8 dicembre del 2022, dove la GST Virtual Bank ha inviato loro una nota verbale che è reperibile uh, sul sito uh, sotto info e quindi stampa, uh, dove c'è in effetti uh, una volta per tutte la differenza fra emissione di moneta e creazione di moneta. Quindi stasera, nell'augurio che vogliamo fare a tutti voi che avete seguito questo progetto, che avete criticato questo progetto, che avete usufruito di questo, di questo modo di pensarla, eh, diversa magari del, dal coro, che ci ha fatto per anni credere che l'unico modo di creare moneta era uh, grazie a, al sistema finanziario bancario. Qui siamo uh, nuovamente a confermare che quello che abbiamo fatto in questi anni, e qua si parla già di quattro anni, quasi cinque anni, che la capacità di intendere di volere di ognuno di noi non è semplicemente scritta nell'articolo 2 del codice civile. La capacità di intendere di volere è quel, quel, quel raggio di luce che dovrebbe beccare il nostro cervello e farlo illuminare pensando che in effetti tutto sommato essere dipendenti dal denaro fino ad oggi ha portato tanto, tanto dolore a, alla gente. Perché? Uh, per soldi si sono venduti stati, mogli, suocere, tutto, madri, sorelle, fratelli. In pratica è uno strumento che divide e questo, questa divisione è servita fino ad oggi a dividere gli animi e a dividere tutti noi che cerchiamo di capire qual è la nostra evoluzione. Quindi l'augurio del Natale, che tecnicamente eh, non credo sia come ci hanno raccontato, ma la vedo più come un'evoluzione più spirituale, eh, che non ha nulla a che vedere con la religione, non ha nulla a che vedere con questo tipo di uh, marketing che a Natale si diventa più buoni e a Santo Stefano eh, devono durare le cose fino a Santo Stefano quindi in sostanza siamo buoni per due giorni e poi tutto il resto del tempo eh abbiamo delle difficoltà relazionali quindi là, pertanto la creazione è ex Nilo di moneta scritturale con regola cioè quando si fa la regolare contabilizzazione, come proposto dall'organismo al, monetario extraterritoriale della GST Virtual Bank, e? è un'attività che nulla c'entra con l'emissione di moneta elettronica come regolamentato dal testo unico bancario decreto legislativo 1 1 settembre 1993 385. E? Questi sono numeri, sono riferimenti dei quali dovete considerare che noi abbiamo fatto una nuova proposta, l'atto che eh, l'abbiamo denominato contratto unilaterale GSTVB 002 del 2018 del 9 ottobre del 2018, attualmente è, un, è proprio un atto con il quale noi stiamo svolgendo un'alternativa a quello che ci è stato proposto. Riconosco che ci sono difficoltà nella compilazione, magari il sito non è fantastico, ci sono delle mh, particolarità che eh, fanno, fanno in modo che non tutti arrivano a comprendere questa, tip questa tipologia di atteggiamento, ma costruire la nostra ricchezza non è un qualcosa da vergognarsi. Costruire la nostra ricchezza è esprimere quello che siamo. E visto che le sei opzioni del contratto unilaterale di quest'atto oramai è divenuto consuetudine per migliaia e migliaia di gente in Italia, lo conferma il fatto che tante banche accettano questo pagamento e tante banche non lo fanno proprio. Ci sono i controllori che dovrebbero comprendere che questo non è una frode, ma è cercare di aiutare la gente così come. Potrebbe essere un altro tipo di agenzia e qua mi riferisco alla Fine Economy Service. Eh. Se noi ci presentiamo a qualcuno che già ha cominciato a svolgere un'attività e la sa far meglio, è come andare a mangiare la carbonara da qualche eh, ristoratore che effettivamente è capace di fare una, una carbonara che non ti dà fastidio eh, quando la devi digerire quando la mangi su cosa buona. E quindi è eh, sicuramente un biglietto da visita per comunicare ad altri: guardate che la, la Carbonara è fantastica. Quindi, non vogliamo assolutamente ancora una volta convincere nessuno di quello che stiamo facendo, ma quello che stiamo facendo lo stiamo facendo in giustizia, pace ed amore. Eh, la divisione creata anche da questo tipo di mezze verità. E tipo eh, far passare la nostra creazione come un'emissione e quindi essere assolutamente scartato dalle banche senza alcun motivo <coughs> è molto forviante quindi rip riparando questo tipo di atteggiamento <coughs> eh, auguriamo, quindi lo leggo addirittura dalla nota verbale perché anche nella sì. nota verbale abbiamo espresso la nostra come dire orgogliosa partecipazione a questa evoluzione storica che stiamo facendo in Italia sul territorio italico. Auguriamo buon Natale e felice anno nuovo, auspicando che possa finalmente sorgere in voi il Cristo spirito di collaborazione a sostegno dell'evoluzione spirituale e materiale della società, così come enunciato nell'articolo 4 della Costituzione italiana. Nota bene L'immutabile legge di conservazione della teoria del sistema generale determina la naturale implosione di un sistema nel momento in cui gli elementi dello stesso ne violino le leggi intrinseche, mutando il sistema da autopoetico a, a dinamico attraverso un'equazione lineare negativa. Tradotto nel momento in cui noi proiettiamo un'immagine reale di quella che è la nostra capacità di intendere la ricchezza, è ovvio che non ci può essere chi eh, comanda e non è capace di comprendere che è arrivato il momento di vivere assieme. E ripetiamo, nessuno sta cercando lo scontro, ma stiamo cercando di fare in modo che questo periodo sia, visto che tutti dicono che è il momento del grande reset, di fare un reset cosciente, consapevole. Nel momento in cui noi continuiamo a crederci debitori, siamo lontani da quello che siamo. Perché, ripeto, nel momento in cui noi dimentichiamo che siamo veramente creatori, dimentichiamo di essere figli di essere figlie, di un padre, di una madre. È ovvio, sì, ci sono queste tendenze che vorrebbero mettere tutti i feti dentro degli allevatori come se fossero delle uova. Già da 50 anni ci provano. Hanno fatto film come Matrix, hanno fatto film come In The Island, hanno fatto film a go, go per presentare questo grande progetto di creazione grazie a una fecondazione artificiale. Però ricordate un piccolo particolare. Se noi siamo qua è perché in un attimo abbiamo voluto esserci, ci siamo trasformati e adesso abbiamo capito fondamentalmente, chiaramente, qual è il nostro obiettivo. Sicuramente siccome siamo stati creati e siamo fatti a immagine e somiglianza, si dice, di un Cristo, di un Dio, e allora creiamo anche abbondanza, creiamo anche eh, amore, creiamo qualcosa con amore, ingiustizia e pace, senza dover prenderci in giro. Quindi a tutti voi che siete dipendenti di qualcosa, l'indipendenza non è la rivoluzione, è una evoluzione. Grazie ancora, passo di nuovo la parola... a a Gino, che magari vuole aggiungere qualcosa, che ne dici? Ma io dico, ti, non ti ho voluto interrompere perché mh, era giusto che tu seguissi un filologico di spiegazione, ma soprattutto dare queste informazioni che sono estremamente necessarie. E, ma cosa vuole? Io ho capito cosa vuole la GST, vuole la consapevolezza, vuole la conoscenza, e mi sembra anche debita, se io... Posso usufruire di un sistema che mi rende non schiavo, che mi rende un uomo libero, che mi rende soprattutto con, diciamo, a conoscenza di tante possibilità che aiutano la dignità di ogni uomo. Capisco pure che devo essere consapevole, cioè devo conoscere il significato e il senso, il nesso logico. Tanto è vero, ve ne faccio menzione pubblica, che usufruendo e creando ho potuto avere tre soddisfazioni personali, ma tre soddisfazioni non per demonizzare o la banca o chi per lei, eh, e sono state tre creazioni che hanno avuto esito, forse anche un po' per l'insistenza e il credo, perché io ho creduto in questa filosofia, che poi filosofia non è, ma è una certezza, e solo che eh, purtroppo qui necessita una cosa importante è quella dei numeri, cioè che noi siamo tanti, ecco perché io mi adopero, eh, non come te chiaramente Michele, nel distribuire la conoscenza, nel, nell'informare la gente e certo c'è chi non accetta eh, questa, questa, questo sistema perché lo ritiene impossibile perché è anche vittima di consuetudine, che è proprio il peggior nemico dell'uomo. Vabbè, ma io non voglio fare un monologo, Michele. Semplicemente voglio dire che dare informazioni ritengo necessario e importante. Siamo in tanti che seguiamo GST Virtual Bank eh, e quindi eh, ritengo che sia una cosa estremamente eh, eccezionale per l'uomo, per tutti coloro che hanno veramente una, una visione aperta di quello che può essere la... la il futuro e il rispetto del nuovo. Ecco, io ho solamente eh, rimarcato, non sono entrato nel medio della Costituzione, nel medio delle, dei meandri, che effettivamente il sito è un po' complesso, ma perché c'è una normativa estremamente dettagliata, vera, alla luce del sole. Se ci fosse qualche piccolo inghippo, non so se quel sito poteva rimanere in piedi, <ride> conoscendo i momenti. Eh, io, eh, riguardo beh. al sito, in effetti abbiamo fatto dei, dei miglioramenti, è molto mm. più scarno. Eh, se andate nella pagina mm. della home, vedrete che è molto più inviato quello che è, stiamo questo. facendo. Mm. Nel, nel link della creazione c'è la possibilità di. Uh, andare a capire come, cosa fare con la Fine Economy Service e resta sempre valido che ogni, ognuno di noi può farlo anche in forma individuale. Oh, e quindi, ma... Quando che... schiacciate su creazioni vedete che ci sono due banner, uno che è a sinistra per la Fine Economy Service se avete bisogno di aiuto e uno a destra se volete fare tutto da soli. È chiaro, che quello che è la capacità nostra di intendere di volere non è un miracolo, è una capacità innata di creare qualcosa. Quando facciamo, non so, qualcosa da mangiare, in questo periodo ci sono i pannettoni, no? che è difficilissimo farli, alcuni invece ci riescono in modo tranquillo. Quindi, quando saremo pronti tutti, è ovvio. Che qualcuno dirà: Te l'avevo detto. Però, per arrivare a quel momento, vorremmo che tutti quanti cominciassimo a valutare che quelle sei opzioni, per necessità, portino felicità e orgoglio di essere vivi vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo probabilmente la prossima settimana che cerchiamo anche di parlare con il direttore generale Giorgio Zanetti okay? io, io sarei felice di poterlo ospitare anch'io qui nel canale di Marco TV ti ringrazio Michele della delle ottime notizie che hai voluto diffondere qui presso MacoTV ci vediamo la prossima settimana e anch'io mi aggiungo i tuoi auguri che sono rivolti agli amici, ai follower di MacoTV ma sono anche diretti a voi di GST, state facendo un percorso veramente lodevole, e io vi ringrazio grazie. da parte mia, grazie, grazie a presto e buone festività ciao! Grazie, saluti a tutti! Ah, salve, salve saluti a tutti. Non si, non si dice più questo. Tagliamola. Eh, salve, salve, mi è okay. scappata. No, va bene, va bene.